Che effetto ecco. Le fa sentire che da una parte si discute delle terre di scavo, dall'altra sembra emergere... Io non ho nessuna comunicazione ufficiale, per me rimane fede quello che mi viene detto dalle fonti ufficiali, che sono quelle che vi dico, cioè domani il Ministero dell'Ambiente porta in discussione la possibilità di utilizzo delle terre a seconda di certe condizioni, cosa che era stata richiesta dal Ministero dei Trasporti, e questo intervento fa parte del Ministero dei Trasporti e mi è stato detto che entro un certo periodo di tempo i lavori devono partire. Quindi ad oggi il sottoattraversamento su alta velocità di Firenze si farà? Perché qualcuno l'ha messo in discussione. Renzi. C'è una dichiarazione ufficiale del Presidente del Consiglio che lei può citare a questo riguardo. Io non posso star dietro, neanche se ci fosse una dichiarazione ufficiale, questo tema andrebbe discusso e andrebbe visto, proponendo anche soluzioni alternative di cui verificare ovviamente impatti, costi e quant'altro. Il problema del tappo, a me interessa che venga risolto il problema del tappo di Firenze. Mi era stato promesso dal precedente governo e dall'amministratore delegato RFI che sarebbe stato risolto entro il 2014 e adesso vorrei che almeno entro il 2020 fosse risolto, perché se no tutto quello che stiamo spendendo subisce un freno nel fatto che, come avete visto anche l'estate scorsa, i treni dell'alta velocità che ingolfano la stazione arrivano su Firenze, i treni dei pendolari diciamo si zuccano l'un con l'altro e producono ritardi, sofferenze, disagi. So che è già in corso un investimento importante che andrà in esecuzione, che riguarda un'ulteriore automazione della linea, un investimento anche questo che migliorerà molto, ma per me il sottoattraversamento è quello che è stato deciso. Se poi ci sono comunicazioni diverse, commenterò le comunicazioni diverse.